Postfuorire ha una storia recente, è una mostra costruita per le sale della collezione Peggy Guggenheim a Venezia, cercando di raccontare, dire, mostrare al pubblico tutto ciò che è accaduto in quello che generalmente viene chiamato come un momento lunghissimo di grande felicità creativa, dai primi anni 40 al 1979, l'uomo, o meglio l'uomo moderno che ha attraversato il dramma della Seconda Guerra Mondiale, torna attraverso all'arte e alla creazione a ricredere nel futuro, a formulare delle nuove immagini. Inizia infatti con delle opere rarissime dell'espressionismo astratto, ad esempio Motherwell del 1943, un personaggio a collage che Peggy fa eseguire quasi espressamente per la sua galleria di New York, il grande De Kooning e questo atomo, la celebrazione proprio negli anni 40 di quello che è la grande tecnologia, la grande scientificità e anche presagio di grande dramma. Jack Tworkov fu un omaggio straordinario, molto curioso, forse l'occasione unica per un pubblico italiano di incontrare, di vedere il sodale, l'amico, colui il quale proprio viaggiava fianco a fianco con De Kooning nella creazione della figura e dell'astrazione. Quindi una sala rarissima ed ancora un salto dagli Stati Uniti, grazie sempre a Peggy Guggenheim e alla sua collezione, all'Italia. Una stanza pensata intorno alla solarità del dipinto di Afro Basaldella, quindi parliamo di informale, parliamo di un momento piuttosto curioso, di rapporto sempre molto stretto fra la novità di ciò che accade negli Stati Uniti e ciò che l'Europa, grazie anche poi al ritorno di Peggy in quel continente, insomma, scopre, e grandi figure, in questo modo anche delle figure femminili che amo molto, che ho voluto mettere a confronto fra di loro, quindi non solo come dire i grandi maestri noti, San Tommaso, Vedova, ovviamente Scialoia e molti altri, Pomodoro e Consagra per la scultura, ma anche Bice Lazzari e poi Carla Cardi, e dopo comunque l'idea di ritrovare insieme a loro una grande protagonista degli anni 60 che è Eda Damaino. Il percorso si snoda velocissimo attraverso anche un altro momento della pittura, Carlo Ciussi, una geometria imperfetta, pittorica, un'altra grande scoperta, la scultura inglese con elementi molto amati proprio negli anni 50 da Peggy Guggenheim. Raramente abbiamo l'occasione di vedere Armitage e tantissimi altri scultori o pittori di quel momento, compreso Sutherland nella nostra collezione. Una sala che suona forse in modo bizantino il tono feroce della scultura italiana con Mirko Basaldella. La mostra parla di scoperte e forse anche questo leone di Damasco ci parla dell'amore di questo scultore straordinario per il Medio Oriente, per le civiltà scomparse, per la Mesoamerica. L'omaggio finale della mostra è dedicato a lei, è dedicato a questa amica di Peggy, una donna straordinaria. Io penso proprio all'energia che dovessero sprigionare le due insieme proprio qui a Venezia. L'omaggio è particolare per l'occasione di riavere, ed è un'occasione unica per il nostro pubblico, la maquette dei cancelli che Claire Falkenstein concepisce per Palazzo Venier dei Leoni, quindi tornano a casa dal museo di Boston, e intorno a questa maquette dei cancelli, che ancora nel loro originale in un qualche modo sono l'ingresso simbolico della casa di Peggy Guggenheim, abbiamo costruito un percorso così senza fine, come ama la grande scultrice, fra i suoi schermi, il suo amore per il vetro di Murano, e riusciti tra l'altro a ritrovare alcune opere rarissime degli anni 50-60, quella che lei definiva vibrazione di Venezia.